Ti dico, ma tu l'hai vista le immagini ieri sera dei tifosi dell'Inter? Perché poi è un paese veramente schizofrenico, perché mentre da una parte diamo regole sempre più stringenti, anche completamente irrazionali, appunto, Anna Pia non vede il marito da febbraio, dall'altra parte poi dopo si vince lo scudetto, cosa meravigliosa per l'Inter, e quelle sono le immagini. Cioè è una roba che uno diventa matto così. Sì, schizofrenico è giusto, ma è anche vero che è stato un paese molto obbediente e molto umiliato. E nonostante quello che dice Parenzo, il fatto che il virus sia carsico non vuol dire che c'è quando non c'è. Quindi il rischio di prenderlo d'estate è minimo. E anche quelli che lo hanno preso, il billionaire, sono guariti tutti. Perché? Perché erano giovani. Ora, non possiamo imporre a persone che vanno dai 20 ai 60 anni delle regole di vita per una malattia che è come per me, come per Porro, come per Zingaretti, come per la Gelmini, come per Valentino Rossi, come per Federica Pellegrini, è una malattia che si è guarita. Se viene a Parenzo, guarisce. Non esiste un caso, se non patologie come quelle che ho io, purtroppo esiste, in cui Vittorio, il Covid ti porti alla morte prima dei 70 anni. Allora dico, io perché devo io ragazzo devo vivere per una malattia, prendo una malattia, mi viene, ha fatto le corna Parenzo, aspetta un attimo, ha fatto le corna Parenzo, ha fatto le corna. Io non pensavo al cancro a 30 anni, non pensavo al cancro a 30 anni, ci penso a 70. La malattia è dei vecchi, non possiamo imporre ai giovani di vivere come vecchi, perché corrono il rischio. Se a Parenzo viene il Covid, ben venga, gli passerà, come è passato a Porro, come è passato a tanti altri. Le corna. E allora la smetta di fare l'uccellaccio del malaugurio raccontando che devi vivere come in convalescenza quando non ti capita nulla. Allora, la smetta. Fatemi rispondere, fate rispondere Parenzo. No. Parenzo, ti mando il cornetto, faccio il regalo a te oggi, ti mando un corno napoletano, non ti preoccupare, ci penso io. E sei di Napoli, sai il valore, io sono scaramantico, quindi sai il valore. No, ma scherzi a parte, voglio dire a Vittorio che proprio oggi la notizia è drammatica di una giornalista della RAI, che peraltro è morta per il Covid, perché non si fece il vaccino AstraZeneca proprio nei giorni terribili di quelle incredibili polemiche contro quel vaccino. E ora questa giornalista, che sicuramente non era anziana, è morta per il Covid. I casi purtroppo sono tanti di grandi sportivi che ci hanno lasciato le penne, quindi io non ci scherzerei. Sono tanti i casi, viviamo da malati per tutta la vita, viviamo da malati per tutta la vita. Un ragazzo di 15 anni deve vivere come uno di 70, hai rotto le scatole, smettila, smettila di dire idiozie. Ti ho citato migliaia di casi di persone che sono guarite, si guarisce dal Covid. Ancora, ma certo che si guarisce, facciamo così, ci vediamo domani. Quelle scene di manifestazione di ieri dell'Inter sono irresponsabili, questo bisogna dire. Non ce n'è bisogno. E sono troppo responsabili quelli che stanno in casa e non vanno in bicicletta. Sono troppo responsabili gli altri. Scusa, però Vittorio, distinguiamo i piani, no? Secondo me possiamo distinguere benissimo i piani. Possiamo dirci che alcune cose sono incomprensibili e strane, perché obiettivamente la storia della bicicletta io la condivido, come pure non capisco andare in bicicletta. Come non capisco bene perché nel ristorante di Angelo, con tutte le misure di sicurezza ben definite, non si possa mangiare. E invece dall'altra parte diciamo tutti, anche tu, che quelle robe di ieri a Milano dopo lo scudetto sono state molto sbagliate, pericolose. Però voglio anche dirti una cosa, Mirta. Voglio dire una cosa umanamente. Sono un anno e due mesi che parli solo di questa cosa. E sono anni e due mesi che tu imponi, come tutti i tuoi colleghi, questa vita drammatica di avere ogni giorno l'incubo del... Basta, cominciamo a parlare d'altro, compreso Parenzo. Si parla solo di quello, è l'unico tema. Tutto il mondo. Ci sono migliaia di malattie, io il cancro, un altro l'epatite C, le malattie sono tante. E smettiamola di parlare di questa epidemia come l'unico tema di ogni giornata. Allora, sapete che vi dico? In cui Parenzo fa il trionfo del suo buonsenso. Mandatemi la clip di Fedez. Siamo all'aria aperta. Viviamo all'aria aperta, liberi, smettiamola, allora, liberi. Voglio accogliere l'invito di Sgarbi. Senza mascherine, con una distanza di un metro. Voglio accogliere l'invito di Sgarbi, parliamo allora di Fedez. Io non voglio più parlare, non invitatemi a parlare di Cambiamo Covid. Argomento. Non voglio più parlare di